E qui vediamo ThinkBook. ThinkBook è il nuovo brand, un nuovo marchio che noi abbiamo introdotto sul mercato quest'anno per andare a colpire un segmento specifico del mercato dell'SMB e andare ad incontrare quella che è l'esigenza dei nuovi utenti, i giovani che sempre di più saranno parte della forza lavoro in tutte le aziende, e quella che è invece l'esigenza appunto delle aziende. I nuovi utenti hanno delle esigenze, delle aspettative verso i dispositivi con cui lavorano diverse rispetto a quello a cui siamo abituati noi. I giovani sono nati con la tecnologia in mano, col cellulare in mano, e quindi si aspettano anche dal computer che usano per lavoro un appeal personale come quello che hanno quando comprano un telefono o come quello che trovano, diciamo, nei prodotti consumer. Il problema dei prodotti consumer è che non hanno le feature di sicurezza che invece sono necessarie alle aziende per garantire che il prodotto sia uno strumento di lavoro affidabile rispetto a un bel computer che però non è fatto per essere utilizzato strettamente per il lavoro. Quindi con ThinkBook appunto andiamo ad indirizzare questo mercato, questo segmento di consumatori che sarà sempre più ampio, offrendo un prodotto dall'appeal consumer ma con le caratteristiche di sicurezza, la qualità e la robustezza necessarie nell'ambito lavorativo. Il prodotto che è disponibile oggi in commercio è il ThinkBook 13S, che è il primo arrivato, è un 13 pollici e 3 clamshell, allo chassis completamente in metallo, tranne chiaramente la cornice dello schermo che è in un materiale policarbonato di qualità, quindi lo chassis completamente in metallo, sottile e leggero, e ha diverse caratteristiche che riguardano la sicurezza per le aziende. Ha il lettore di impronte integrato nel pulsante di accensione. Questo permette quindi all'utente di utilizzare una password anche sicura senza dover ogni volta perdere molto tempo nel digitarla, e quindi permette alle aziende di superare l'ostacolo di utenti che non vogliono utilizzare password appunto sicure. Ha l'otturatore della webcam, come abbiamo visto anche sugli altri prodotti di fascia alta nella gamma ThinkPad, quindi permette di andare a chiudere la webcam meccanicamente, e a meno che un hacker venga davanti al nostro computer e apra fisicamente la webcam, non c'è la possibilità appunto di vedere cosa succede dall'altra parte dello schermo. In più, per esempio, sulla tastiera sono disponibili le scorciatoie per i software di messaggistica istantanea, per esempio Skype, per cui, siccome oggi è sempre più frequente in ambito lavorativo non avere un computer sulla scrivania ma comunicare con i nostri colleghi nelle altre sedi o alla scrivania accanto o con i nostri clienti tramite Skype, per esempio, o tramite altri software di questo tipo, in questo modo è possibile in maniera molto più veloce rispondere e cancellare telefonate senza dover perdere il focus, andare col mouse a cliccare su un'altra finestra. Anche questi prodotti chiaramente hanno la connettività USB Type-C, ovviamente, e mantengono però anche la carica tramite il nostro connettore che noi chiamiamo Slim Tip, quello rettangolare tradizionale che troviamo anche sui ThinkPad. Oggi disponibile in commercio il modello 13S in 3 configurazioni, con sistema operativo Home e sistema operativo Pro. In arrivo alla fine di quest'anno, inizio del prossimo anno, le configurazioni rinnovate anche con schermo da 14 e 15 pollici. Soffermandomi ancora sul prodotto da 13 pollici, un'altra caratteristica importante riguarda la parte multimediale dello schermo, e su questo pannello è un luminoso pannello a 300 nits con tecnologia Dolby Vision, e quindi sono caratteristiche che sono superiori rispetto a quella che è la media dei prodotti che proponiamo normalmente nel mercato, che si propongono normalmente nel mercato dell'SMB. ThinkBook, anche per aiutarci a identificare meglio ancora il brand, è già disponibile, purtroppo oggi non li abbiamo qua da far vedere, ha già disponibili degli accessori brandizzati, ovvero uno zaino e il suo mouse ergonomico, e arriveranno poi anche le sleeve, le custodie brandizzate sempre ThinkBook, per appunto arricchire quello che è il nostro portfolio di prodotto.